Buonasera a tutti ragazzi, ben ritornati qui sul mio canale e eccoci qui con il quinto episodio, forse ultimo, su Resident Evil Revelations. Forse ultimo, non ne sono sicuro ragazzi, però sicuramente, questo è poco ma sicuro, entro domani, cioè domani sera, entro domani sera lo finiamo. Questo è poco ma sicuro, credo e spero. A meno che non ci blocchiamo nei meandri delle difficoltà e dei giochi, questo accadrà, signori. E poi venerdì sera saremo pronti e saremo carichi per iniziare il let's play di The Quarry. Ma questa è un'altra storia. Eccoci qui, ragazzi, con il quinto episodio su Revelations, Resident Evil Biohazard, come volete chiamarlo. Allora, fatemi andare un attimo su Twitch, perché conoscendo sto malandrino di Twitch, sicuramente mi avrà cambiato la categoria. Perché io metto Resident Evil Revelations, invece Twitch si diverte e me la cambia automaticamente in Games più Demos, non so perché. Quindi, Don Teo, bentornato caro. Infatti mi ha messo Game più Demos, ormai lo conosco come i miei polli. Dimmi che hai letto i messaggi che ti ho mandato. Li ho visti adesso, guarda, ce li ho qua adesso. E li sto leggendo adesso proprio. Ok, sì, avevo letto comunque, non dico niente al pubblico, ma te cosa ci giuro, le sentivo dire, sì, lo so. No, tecnicamente dovrebbero farci vedere sia il DLC di Village, sia un gameplay del remake del 4 e ovviamente anche Reverse. Ciao Dan, grandissimo, bentornato. E fatemi cambiare un attimo. Sì ragazzi, sarà uno showcase molto pippante, eh? Io lo dico. Ovviamente faremo la reaction in live. Allora, anche se è un po' tardi però. Ciao mia cara moderator, è arrivata con Pikachu. Glo, devi fare i miei emoticon, non Pikachu. Cosa c'entra Pikachu con Resident Evil? Devi fare lo zombie. Se ce l'hai, ce l'hai lo zombie, no? Mi sembra di sì, l'hai sbloccato. Il mio emoticon, i miei emoticon. Ragazzi, ovviamente se vi abbonate al canale potete ricevere i miei emoticon a tema Resident Evil, ovvero livello 1 zombie, livello 2 l'Icar, livello 3 il Nemesis. Quindi ragazzi, sbloccateli perché sono veramente fighi e ovviamente abbonandovi mi supportate. Allora, mi supportate e mi sopportate, tutte e due. Allora, Resident Evil Revelations. Mettimi sta categoria. Maledetto, che me la cambia sempre. Non so perché sto parlando con l'accento English. Ah, ok, Matteo. Spero anche God of War Ragnarok. Ma God of War Ragnarok non al Capcom Showcase, ovviamente, però. Oh, brava moderator, questi sono gli emoticon che ti metto. Molto bene. Ragazzi, 4 secondi e torno, arrivo. Con questa musica altisonante. Ok. No, in realtà la barba Dan l'ho tagliata praticamente oggi dopo, cioè quando sono tornato a casa, l'ho tagliata perché mi stava veramente diventando lunga e iniziava a darmi un po' fastidio prudere, quindi quando è così ragazzi la taglio e ora sono liscio come il culetto di un bambino. Allora, campagna. Let's go. Continuiamo ragazzi, continuiamo. Continua. Vediamoci il previously. Previously. Negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Con quale voce me lo dici? Parker che palpa. Ci avviciniamo alla Queen Zenobia. Appuntamento sul ponte di prua.
tutto quello che so sulla Queen Zenobia e i segreti che custodisce. Quali segreti? Jessica, perché hai sparato? Raymond, ma perché? Perché spacciarsi per la Veltro? Che cosa vuoi dirmi? Scopri la verità su Terra Grigia. Così è questo il segreto della Zenobia. Resident Evil Revelations. Ok, siamo arrivati al laboratorio, ragazzi. Siamo arrivati al laboratorio. Episodio 9, senza uscita. Probabilmente in inglese era No Escape, credo. Let's go. Vediamo un po'. Yo, mi sentite? Yo. Let's play, guys. È incredibile. Concentratissimo. Ma che? Che diavolo hai fatto? Ma è meglio No Escape, è più figo. Niente. Perché escape è fuga, però è traducibile anche come non escape. Non dirmi che la batteria è morta. Che palle. Il lato positivo è che la faccenda della congiura si chiarisce. La tazza! Cosa? Dobbiamo tornare all'aeroporto, subito. Ehi, amico, aspetta! Madonna, il professorino. Tra l'altro, quello pelato dietro lo zaino c'è qualcosa di kit. Noi che facciamo? Nella macchina. È tutto ok. Ho preparato una backdoor. Per entrare mi basta un palmare. Accendo il ventilatore, se no muori. Detto prima? Perché è scemo. La teoria è corretta. Allora la verità sulla Veltro è davvero. Presto per dirlo. Mi prendi in giro. Non voglio saltare alle conclusioni. Mi servono informazioni. Ma cos'è sta roba? Perché si mettono in posa? Madonna d'inci. Un'anime, okay, cazzo. Troviamo quel computer. Qui c'è un'area non ancora esplorata. Spero solo che abbia un processore potente. Sì, ma stai calmo, eh. Ok, addentriamoci. Oh, guarda quel fumo. Guarda il dettaglio grafico del fumo. Cioè, il fumo, il freddo. Ma qua eravamo nell'altro episodio, siamo tornati qua. È lo stesso luogo, mi sa, sì. Grazie, eh. Porco Diaz! Sapevo che c'entrava. Non me lo aspettavo così presto. Che se ne frega, spara e basta! I graffi sul muro, appunto. C'era qualcuno che non volevano tra i piedi se la Veltro fosse tornata. Così hanno fatto questo casino. No, non è il momento per le teorie cospirazioniste. Aspetta un momento però, amico, perché di qua c'è un'altra porta, non sa mai che ci sia qualche oggettino. Siccome la zona si probabilmente sia refullata, forse. Infatti. Munizioni mitragliatrice. Mi prude il naso, raga. Madonna, qua sta tuonando come. Come non ci fosse un domani. Perché mi fanno sempre gli armadietti nei giochi vuoti? Ma porco cane! Ma, boh, l'ha presa in giro. Anche quella creatura invisibile è qui? Non voglio fare questa fine. A nessuno, nessuna persona normale vorrebbe, carissimo. Non mi ricordo manco il tuo nome, perdonami.
ma siete personaggi che siete qui e non vi si vede più nell'eternità poi, quindi così è. Boss fight? Sì, credo proprio che qui ci sia una boss fight, però non so perché lo sto dicendo, ragazzi, non ci sono indizi. Non ci sono indizi che fanno pensare a una cazzo di boss fight. No, no. Ma quello è un MB28 in no. Carne e ossa. Grinder, è quello che ho sempre voluto. Ti butti sui gadget come una mosca su una merda di cavallo, è solo un computer. Ok, mettiamo. Cattivissimo. Cosa diavolo? Non succede. Grinder. Cosa hai fatto qui? Non è colpa mia, ho bisogno di più potenza. L'MB28 consuma un casino. Deve esserci un generatore qui intorno, mi serve. Ok, tu resta qui a fare due chiacchiere con la tua fidanzata. Quante granate, non ci sono, non c'è una boss fight qui, no. No, ci stanno solo dando l'armamentario per un esercito. Tranquilli. Ecco fatto, spero che questo mucchio di ruggine funzioni. Non c'è abbastanza energia per caricare l'MB28. Ci sono altri generatori? Sì. Te li vado subito ad attivare. Dovrebbe essere tutti. Adesso arriva il cazzo, bene, guarda. Potenza al massimo, avvio l'analisi. Le finestre così non mi piacciono. Allora, entra qualcosa dalle finestre. No, prima devo decodificare gli algoritmi di crittografia. Ma con la mia piccola MB28 sarà questione di qualche minuto. Sapevo io. Oh, ve lo de... Raga, giuro che non lo ricordavo, eh. Giuro che non lo ricordavo. Ci sono, lasciate fare a me. Cosa sta facendo quel cane? Ma è matto. Non voglio sprecare i barili. Porco schifo. Merda, li abbiamo avuti sempre alle calcare. La FBC non ha gradito il mio accesso. L'FBC? Di cosa stai parlando? Violando i loro server segreti. Li ho trovati indagando sull'incidente. Ma l'attacco dimostra che sono coinvolti. Ti sto dicendo la verità. Dammi tempo per scoprire tutta la storia. Anche loro sono alla festa. Sono uniti, si sono uniti alla festa anche gli Hunter. A te lo uso volentieri. Buonanotte. Quanto manca ancora? Vediamo, ha completato solo il 28%. Solo? Che la tua fidanzatina è proprio lenta, Quinta. Bello! Ma porco no! Basta! Ma no, voglio prendere le munizioni, volevo prendermi.
Ah, scusami, devo attivarti. Ero concentrato. Quinta, ha funzionato? Puoi lavorare? Sì, è tutto a posto, grazie. Perché spengo il computer e metto il cellulare, ma almeno non uso il wifi e non rischio di avere problemi con la live. Uso il cellulare per vedere la chat. Ok. Eccola qua. Scusatemi, eh. Ok. Siamo al 54%. Ok, ora giochiamo per vincere. Vai. Liscissimo. Un'altra volta. Grazie per la segnalazione, Capitano Ovvio. Non ci credo, 3 colpi su 3. Vai a dormire. Lo farò. Come schivano? L'ultro istinto c'hanno sti. Complimenti. Bastardo. Qui c'è un casino pazzesco. Appena superato il 50%, ci siamo. È un altro mostro invisibile. Ciao Marcello, bentornato. Piangere un uomo. C'è una cosa. Ma dove eri? Oh, questo qua mi ha rotto il ca, eh. Ma qua ti ho dato un colpo di Manion, per favore. Ah. Fatto. 100%, baby. Era ora. Ma dobbiamo ancora. Madonna di. Pentina, 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 pentina. Ok. Direi che... Dove sei? Ok, ora possiamo guardare questi dati. Pronto? Non agitarti. Sarò lì tra un secondo. Ce l'abbiamo fatta. Certo, ovvio. Questo spiega tutto. Spiega cosa? Chi è dietro la vetta? Sì, probabilmente. C'è un solo modo per scoprirlo. Chiediamolo a lui. Qui Forkball. Parla O'Brien. Che diavolo? È O'Brien. Direttore O'Brien, forse ho il quadro della situazione. La Veltro non è mai tornata in azione. È stato solo un depistaggio, orchestrato direttamente da lei. La sua piccola produzione Veltro. Tutto per entrare nella testa di una certa persona. Ah, hai capito quasi tutto. Lieto di non aver sprecato i miei soldi. Ho
analizzato i suoi registri e forse c'è qualcosa che vorrebbe vedere. Allora mostramelo. Il signore, le mando tutto subito. Ma che succede? Errore di connessione. Ah, ci hanno trovati! Mica scemi. Due che scoprono un segreto ricercati vivi o morti, proprio come nel gioco del palco. Vuoi morire con quel computer, idiota? Amico, aspetta, ci sono. Stacca, stacca, esatto. A posto. Quint, Kate. Madonna, proprio a grappolo, cacchio. Che disastro. Ok. Ma l'episodio non è finito qui, ovviamente. Non salviamo, tanto abbiamo appena iniziato. Loro nel frattempo sono entrati nel laboratorio, ragazzi. La nostra Jill e il nostro Chris. Eh già, è proprio il virus. Dobbiamo evitare che il virus esca da qua. Lo so, il sistema di controllo sarà nel laboratorio. Chris! Chris, stai attento. Ma... ok. Chiusa. Ma porco schifo! Ma quindi li ho disattivati dappertutto? Ah, ok. Se no era un po' inutile. Ditino. Ora cominciamo a ragionare. Porta munizioni di mitraglietta, buono. Cantina. Munizioni Magnum, che ripeto con Jill non ho. Ma ok. Documento. Completamento del nuovo tipo di virus. Il virus T. Abyss contiene del materiale genetico di entrambi i virus. Abyss e virus T. Ragazzi, non è il virus C. Il virus C è quello di Resident Evil 6. Attenzione. Questo è il T. Abyss. Di per sé non è una grande minaccia, ma ci ha permesso di porre le fondamenta per lo studio dei virus marini e uso militare. Temo, tuttavia, che il mio nome sarà un giorno ricordato per il mio ruolo della produzione. Sì, tranquilla, ho capito che ti eri confuso perché stai giocando il 6, tu, giustamente. Della più terribile arma del mondo. Se una forma liquida concentrata del virus fosse rilasciata in una porzione di mare abbastanza vasta, secondo i nostri dati, contaminerebbe tutti gli oceani del mondo molto rapidamente. Un casino. Iniziando dai batteri sul punto del contagio, innescando una reazione a catena in tutte le forme di vita marina. Una volta che il virus T. Abyss avrà contaminato un'area del mare, causerà mutazioni genetiche in tutte le forme di vita ivi presenti. Predire la gravità dell'impatto ecologico sull'umanità sarebbe impossibile. Ho dei dubbi che la ricerca che sto facendo qui sia davvero indirizzata a prevenire il bioterrorismo e i rischi di infezioni biologiche. Ok, so perché stasera non c'ho fiato per leggere. Che
bella questa atmosfera di laboratorio, però. Figo. Ok. Note sullo sviluppo del Malacoda. La nascita della specie nota come Malacoda è stata assolutamente casuale. Stavamo infettando varie specie di pesci con il virus di Habis nell'ambito di una ricerca sulle armi bioorganiche marine. Per puro caso, una delle cave era stata contaminata dallo Gyrodactylus salaris, un piccolo ectoparassita monogeo, ok? Il T-Habis, usato per infestare l'ospite, ha agito anche sul parassita. Le particolari mutazioni indotte dalla duplice infezione ci hanno permesso di compiere enormi passi avanti nello sviluppo delle armi bioorganiche nel loro complesso. Allo stadio larvale, il Malacoda misura appena un centimetro e, attaccandosi all'ospite come parassita, può infettarlo secernendo un liquido che contiene il virus. All'interno dell'ospite il virus muta e matura rapidamente. Probabilmente una sorta di sinergia tra il T-Habis e la secrezione causa un'accelerazione dell'organismo ospite. Le dimensioni che il Malacoda può raggiungere dipendono da quelle del suo ospite. Pur in assenza di test clinici, riteniamo che se si utilizzasse come ospite una balena, non vi sarebbero limiti alla sua crescita. Minchia. Cioè, già la balena è piccola, voglio dire. Quanto c'è da leggere? Diario dell'agente della Veltro 2, 2004, terzo giorno della missione. La missione è stata un successo. Terra Grigia ora è un vero inferno. Abbiamo scatenato il virus definitivo per distruggere la città con il terrore e la violenza. La FBC ha mandato i suoi soldati, ma erano come agnelli nella tana del leone. Abbiamo raggiunto il nostro scopo. Il mondo saprà che non deve aspettare l'inferno. È già qui. Apri gli occhi, mondo. Apri gli occhi alla verità. Bernard Corti. 2004. Sesto giorno della missione. Questa nave è stata contaminata. Il virus ha trasformato i miei compagni in orribili mostri, che trasformano a loro volta tutti gli altri in mostri. Perché sta succedendo? Dobbiamo portare l'inferno alle masse, non subirlo. La stessa cosa sta accadendo alla Semiramis. Il virus ha contaminato tutte le navi. Non può essere una coincidenza. Qualcuno ci ha usato fin dal principio. Ma chi? Nessuno di noi tradirebbe la Veltro. L'unico che potrebbe averlo fatto è il nostro misterioso finanziatore. L'unico che non è qui. Norman. Ci serve la tua guida. Liberaci dal male. Che manca il resto del documento. E non è Norman Osborn, eh? Boss fight? Penso che sia il sistema di controllo. Oddio, mi ricorda un po' la piattaforma del ragno gigante Resident Evil 5. Serve una password per attivare l'agente neutralizzante. Ok, controllo il laboratorio, vedo cosa riesco a trovare. Va bene, devo capire come funzionano i controlli. Mica tanto. Ma che pare, cioè, la magno, non ce l'ho, la magno, mi piango. Non è giusto, non ho trovato la magno. Oh, gloria, grazie. Troppo gentile. Mi piacerebbe essere in un Resident Evil come doppiatore. Ho forzato il codice della porta, la sto aprendo. Chissà chi potrei doppiare in un Resident Evil, secondo voi? Ok, mi sa che devo andare di sotto. Ah no, è vero, ce l'ho la Magnum, che cazzo dico, l'avevamo trovata. Scemo. È una Desert Eagle più che Magnum, però va bene. A posto. Wesker con la mia voce, no. Wesker è più stronzo. No, io c'ho una voce un po' così, no, ragazzino. Leon sarebbe una figata. Tutto quel liquido sembra tutto virus. Ah, è tutto virus. Fai topolino. Ok ragazzi, siamo qui su Resident Evil Revelation. Allora, andiamo avanti. Chris, fai il bravo, ti tengo d'occhio. Sono Topolino e oggi giocheremo a Resident Evil. Allora, dobbiamo trovare una porta. Dove cazzo devo andare? Aspetta, ragazzi, mi sto un attimo perdendo.
Ah, là c'è una porta. Ah no, in realtà è l'entrata quella. Mi sono perso. Chris? Non trovo il codice. Mi serve tempo per forzarlo. Ok. Torniamo indietro? Leon, guarda qua. La conosci? Ah no, fa. Leon, guarda qua. Ce l'ha fatta. La conosci? Sì, si chiama Claire. Sono arrivato con lei. Dove cazzo devo andare? Jill, ci siamo persi qui, eh? Non va bene. Ah, giusto, aspetta. C'è un'altra porta, forse me la apre Chris? Ipotizzo, eh? Chris, mi apri la porticina, per favore? Chris? Chris! È bravo te, è una porticina! No, ragazzi, seriamente, dove devo andare? Mi sono perso seriamente, eh? Non sto più scherzando! Io mi sono perso! Vedo Hunter ovunque! È finita! Ok. Ah, c'è la porta! Sono un deficiente, raga, minchia! Ma porco Diaz! Vabbè, ragazzi, ciao. Lasciamo stare! Ok. Scusa, Jill. Minchia, che sicurezza. Cioè, sorry, eh. Ma qua è tutto attivo, ma però. Ah, con lo scanner vedo i laser. Volevi fottermi, eh. Ma non ce l'hai fatta, Resident Evil. Ok. Pentina, non posso farlo, non posso farlo, non posso prenderlo. C'è un tizio un po' morto. Leggermente. No! No, 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 rimetti come prima, rimetti assolutamente... Aspetta. Ok, ho cambiato il percorso dei laser. Forse ora posso arrivare al cadavere. No, minchia, aspetta. Come faccio a prendere la... Ma stiamo scherzando? Ma allora è giusto. Ah sì, perché ho aperto la scala. Porco Giuda, porco! Cos'è? Detto sta attenta. Chissà con che armi biologiche abbiamo a che fare. Cos'era? Un verme gigante, direttamente dall'inferno. C'è un po' di gente. Brutta gente. Soprattutto quello... Uè, Nino! Non mi puoi sparare da qua, merdaccia. Davvero? Che dici? Muori dopo 5 colpi di Magnum? Ancora in piedi sei? 6? 7? Oh Madonna santa! Questo non lo ricordavo. Cama, non me la tengo a sto punto. Quanto è duro questo, raga? Madonna! Alla buon'ora, eh? Sì.
Porco cane. È un altro, a posto. Toh, beccati questo, ma. Caccio in bocca. Madonna, Dinci mi ha sfiorato. Dai, scenda. Non cincischi. Vai giù, vai. Ragazzi, è durissimo questo qua. Cioè, solitamente la Magnum in 2-3 colpi massimo, anche i... diciamo, le armi biologiche più... più forti le fa fuori. Questo qua, madonna santa. Accessori in modi illegali, ok. È duro duro. È molto duro. Ok, basta, perché sennò sembra che stiamo parlando di qualcos'altro. Deve esserci un meccanismo di chiusura. Scusa, che... Ditino! Ok. Salve. Ciappa tutto, ciappa tutto qua, ciappa tutto, che è tutto bello, tutto buono. Ok, io l'ho disattivato. È un dispositivo per le vaccinazioni. Ho già dato io, 3 dosi ho fatto. Maledetto vermone. Quello prima poi sfonda però, eh. Madonna, stavo per fare il fritto misto. Registro infezioni della Queen Zenobia. Ricercatore Ryan, ID 503321. 2004. Dopo la tragedia conosciuta come panico di Terra Grigia, abbiamo sequestrato la nave e cominciato la nostra missione rapidamente e segretamente. La regi... La regia? La regina? La regia Solis distrusse la città. Questa nave è l'unico posto dove possiamo osservare la diffusione e la mutazione del virus di Habis con ricerche ausiliarie. Questo è il perfetto ambiente per condurre ricerche. Per condurre ricerche. Ah, la E non l'avevo vista. E dobbiamo trarne il massimo vantaggio. La battuta d'arresto sono solo gli infetti che ospitano il virus di Habis. Rendono la nostra ricerca molto problematica. Non durerà a lungo come luogo di ricerca e scienza, e sarà presto colmo di creature. Dobbiamo agire in fretta. Madonna, 13 pagine. La nostra ricerca sul virus è andata piuttosto bene, e siamo stati in grado di sviluppare un vaccino adeguato. Abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, e non abbiamo più bisogno di questa nave. Abbiamo deciso di abbandonarla. Alcuni membri della nostra squadra non sono sopravvissuti abbastanza a lungo per vedere questo momento, ma questo è il prezzo da pagare per chi fa ricerca. Quando abbiamo detto a Lansdale... della nostra svolta del vaccino, ha mostrato un'insolita reazione di felicità. C'è qualcosa scarabocchiato vicino a dei lembi di alcune pagine strappate. Non appena i dati della ricerca sono stati inviati, le porte del laboratorio sono state chiuse e le armi biologiche si sono risvegliate dal loro sonno criogenico. Non capisco come non ho visto che la Veltro non era l'unica pedina di tutto questo. È quasi divertente, davvero. Solo ora vedo che è stato lui a organizzare tutto dal principio. Ha dato ai terroristi il virus T-Abis, che ha portato al panico di Terra Grigia. Questo ci ha fornito molti dati preziosi sull'infezione che ha portato all'eventuale sviluppo del vaccino. Grazie alla sua posizione, ha usato la Regia Solis per sradicare il virus, i terroristi e tutti gli stupidi di quella città. Eventuali collegamenti con noi sono scomparsi con essa. Il risultato finale, tuttavia, è che ora il mondo ha paura del virus, mentre la FBC si è rafforzata e ampliata. Sono impressionato dal grado di perfezione con cui Lansdale ha orchestrato tutti questi eventi. Questo sicuramente finirà sui libri di storia.
Speriamo che la domanda per questo vaccino porterà il resto di noi, i riconoscimenti e le ricchezze che giustamente meritiamo. Il resto del scarabocchio è illeggibile. Prototipo di vaccino. Chris, non crederai a quello che ho appena saputo. Ah, legge giusto, ok. Dietro gli attacchi su Terra Grigia c'era Morgan Lansdale, della FBC. Allora era questo che voleva dirci Raymond. Così pare. Ho solo delle prove circostanziali per ora. Nulla che possa... Sì, raga, oggi sono abbastanza stanco, quindi a leggere sono un po'... Che oggi lavoro contavo i minuti, porco dio. È veramente stanco morto. Allora. Torniamo dal vaccino. Ah, te lo inietta direttamente. Si vede un po' male. Come si vede male? Aspetta che controllo. Ah, è vero. No, che nervoso. Ma quando giro veloce si spixela tutto. Sì, quando corro, no raga, così mi fa schifo. Mi dà fastidio a me avere un contenuto che si vede male. E mi dite il minutaggio. Cosa ci fa da qualcosa? Mi dite il minutaggio, quanto siamo? Che al massimo stop e riavvio. Spengo il modem, lo riaccendo, lo riavvio e... Perché mi dà proprio fastidio. 42 minuti. 42 minuti. Ma adesso hai iniziato a farlo o anche fin dall'inizio era così? Raga, mi dà fastidio. Solo ora. Porco schifo, che spavento! Tipo hai 20 minuti. Può essere anche il brutto tempo, con la connessione, perché qua sta... Oddio, prima diluviavo, adesso non mi sa che ha smesso. Oh, porco schifo, non c'è un'uscita? Devo riattivare... raga, riattiviamo il coso. No, Dan, a te non dà fastidio. A me sì, a me dava molto fastidio perché poi quando ricarico la live su YouTube si vede pixelato e mi sta sul cazzo. Quindi... No, raga, la riavvio. Adesso riavviamo un attimo col terminale e poi... Come non risponde? Come torni indietro io, scusami? Te lo dico subito se lo fa. Sì, lo fa appena appena. No raga, ma io non devo salvare e uscire, io devo solo riavviare la live, non devo staccare il gioco. La play la lascio accesa. Ma scusami, eh. Raga? No che non si toglie il gioco. Ma come faccio a tornare indietro qua? Ah, forse devo riattivare... no!
Oh, ma non l'ho toccato! Ho rotto il cazzo, però! Non ho toccato il muro, porco Diaz! Tre piantine qua ho usato! E raga, non... Come faccio a tornare indietro adesso? Scusami, eh! Ma siamo seri? Cioè, lì non me lo fa usare, qua non me lo fa usare, e quindi... Ma mi sto perdendo qualcosa? Non risponde. ID dipendente inserito. Ah, ecco. Ok ragazzi, un attimo. Riavvio il modem, riavvio tutto perché che si veda male mi dà fastidio. Torno tra 5 minuti contati, ragazzi. 4 minuti 59, 4 minuti 58. Arrivo, 3 secondi.